Buonasera a tutti, bentrovati alla degustazione delle ore 17. Oggi per la Guida Veronelli ci siamo imbattuti in un vino davvero allegro e simpatico e quindi ve ne voglio parlare. Si tratta di una malvasia un po' particolare, è una malvasia di Casorzo d'Asti. È una delle tante malvasie che popolano l'Europa, diciamo così. Teniamo però conto che sono tutti vitigni, quelli effettivamente aromatici, che derivano dalla Grecia, derivano dal Peloponneso. Il loro nome pare derivi dal nome del porto di una città che si chiamava Momembasia, e da lì, attraverso varie contaminazioni linguistiche, siamo arrivati a Malvasia. È una malvasia rossa, diciamolo subito, eccola qua, è quella che produce a Vignale Monferrato Bricco Mondalino. Bricco Mondalino è una piccola azienda, però molto importante, perché è una tra le prime aziende di Vignale Monferrato ad aver optato per la qualità e si è impegnata molto a valorizzare proprio i vitigni più tipici di questa zona. Mauro Gaudio, figlio di Amilcare, che ha in qualche modo iniziato questa grande avventura, continua a valorizzare appunto questi vitigni e ha negli ultimi tempi realizzato questa malvasia di Casorzo d'Asti, che viene appunto da un vigneto che si chiama Molignano, è del 2008, ed è un vino davvero molto molto interessante. Ma eccolo qua che ve lo faccio provare subito, lo assaggiamo subito, perché è davvero molto molto singolare. Ecco, ricordiamo che sono vini abbastanza facili, semplici, nel senso che hanno una gradazione alcolica molto molto bassa, sono all'incirca di 5-6 gradi alcolici, perché appunto vogliono sviluppare maggiormente l'aromaticità, e l'aromaticità la si mantiene più integra attraverso una breve fermentazione alcolica. L'anidride carbonica poi che si forma durante la fermentazione viene trattenuta da questa autoclave e il vino quindi rimane lievemente frizzante, lievemente mosso, e dà subito quindi un'impressione molto allegra, molto, molto vivace. Vedete, quindi quando lo si versa nel bicchiere crea questa bella schiuma, rimane questa coroncina attorno al bicchiere, davvero molto molto allegra. Eccolo qua, ha un colore rubino abbastanza chiaro, non particolarmente scuro, lascia passare molto bene la luce e dà questo riflesso molto molto caldo, molto invitante. E il profumo è, come dire, tutta la sua espressione arriva immediatamente al naso perché arriva immediatamente questo tono così floreale, così dolce, così di fragole, di lampone, davvero sorprendente, perché è così immediato, così facile da catturare, da capire, perché proprio è spontaneo, è molto molto evidente tutta la sua personalità. E quindi ecco questi due elementi, questa rosa così dolce, questo frutto fragrante ma bello dolce appunto dei frutti di bosco, si unisce un pochettino, un tocco appena appena speziatino, un po' appena appena vegetale, che gli dà un pochettino di vivacità, e si accomoda quindi su questi toni così, così allegri, così immediati. Al gusto appaga tantissimo, perché appena arriva in bocca si sviluppa l'anidride carbonica, che dà un senso di cremosità al vino, dà una sensazione di grande forza, di grande consistenza, ma si avverte poi subito al gusto, che è la sua delicatezza, la sua eleganza, che sarà quella che si accompagna nella degustazione, perché si fanno sentire nuovamente tutti i toni dolci del frutto, dei fiori, e appena appena animati da un pochettino di tannicità, da un pochettino di speziatura, che rende la sensazione gustativa un pochettino più allegra, più simpatica, con l'anidride carbonica che continua a giocare tra la nostra bocca, dando sempre un'impressione così immediata, giovane, vivace, molto molto allegra. Un vino quindi da accompagnare con dei dolci, con dei biscotti o anche con dei frutti di bosco, con le fragole. Ecco, è un vino proprio da fine pasto, non tanto da dessert, ma proprio per accompagnare le serate, servito bello fresco, bello allegro, bello, bello vivace. Rallegrerà la compagnia, e io mi auguro che anche voi decidiate di passare una sera in compagnia
della Malvasia di Casorzo di Gaudio del 2008 del vigneto Molignano e vi auguro naturalmente una buona serata e vi do appuntamento ad una delle prossime serate.